Salve, salve, benvenuti, benvenute. Siamo a questo nuovo appuntamento. Ale, che ci raccontiamo? Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale. Allora, prima Esatto. di tutto cerchiamo di spiegare di cosa stiamo parlando, perché il concetto sembra veramente molto ampio. E poi Intelligenze vediamo. artificiali sono per esempio Google, Siri, quindi gli assistenti vocali, quindi per Vedremo l'appunto un anche assistente molto, Google, Cortana, molto di più. oppure ci sono anche altre app di intelligenza artificiale che ci permettono di dare un comando appunto a questa intelligenza e farci dare informazioni riguardo a un determinato Allora, argomento. vediamo che in Per esempio. realtà adesso siamo alle soglie di un'evoluzione ancora più importante e più imponente. Google, Siri, sono i primi avamposti di questo meccanismo. Allora, vediamo un po' alcuni concetti per utilizzare al meglio questi strumenti. Allora, mi sono avvalso di alcune slide e poi andiamo a vedere l'applicativo che è sulla bocca di tutti, quelli che, diciamo, frequentano questi ambiti. Voi nel frattempo commentate, scrivete pure se avete delle curiosità o delle domande da fare e, come detto, un po' di slide e poi vediamo praticamente come funziona. Mettiamo alla prova anche Alessandro, che non conosce questa presentazione, a cui gli farò alcune domande per vedere i millennials. Ale, quando sei nato? Nel 2004. Quindi un millennials, come affronta questo momento? Allora, chi invece è meno millennials come Babbo, è nato in un mondo nel quale Non c'era. non c'erano questi strumenti, c'erano i primi computer, ma a quel tempo, quando nacquero i primi computer, tutti noi abbiamo vissuto questa nascita come sì, sia un po' di curiosità, sia un po' di ma non servono a niente, il mondo che conoscevamo da 2000 anni a questa parte ci è sufficiente, ma la generazione prima di me lo ha fatto con gli autoveicoli, quella prima ancora l'ha fatto, insomma, tutti noi abbiamo vissuto delle epoche di cambiamento. La differenza fondamentale è che al nostro tempo queste epoche di cambiamento erano centenarie, la rivoluzione industriale, la rivoluzione tecnologica. Oggi 5 anni, 10 anni e abbiamo queste rivoluzioni. Non E avevamo il adesso, telefono con la rotella. ecco, Eh insomma, sì. quando ero piccolo, non è che non avevo il cellulare, non esistevano i cellulari. Poi Gli smartphone. ora non esistono più i cellulari, perché adesso abbiamo gli No, i smartphone. cellulari esistono, i Blondi per esempio per gli Ma non li anziani. usiamo più. Perfetto. Allora, avevamo il telefono con la rotella e con il lucchetto per bloccare la rotella. Allora, andiamo a vedere però un altro concetto fondamentale. Adesso mi sposto per non impallare, ci mettiamo piccolini qua su in alto così Wikipedia, non che è diamo. l'intelligenza umana, Allora, proprio ecco, su cos'è Wikipedia? Wikipedia è un sito in cui si possa una sorta di enciclopedia libera in cui possiamo cercare una definizione, oppure per esempio come è andato un determinato programma come MasterChef, Survivor, Allora, bene, l'Isola dei Famosi, eccetera. quando noi E quindi eravamo. possiamo vedere appunto se informazioni Ecco. o su questi programmi o sulla definizione che vogliamo Allora, il trovare. concetto fondamentale che volevo esprimervi è questo. Noi siamo passati da un'epoca, da Gutenberg in poi, in cui i libri, cosa sono i Chi è libri? Gutenberg? Gutenberg, l'inventore della stampa a caratteri mobili. I Ok. libri come erano fatti? I libri sono fatti da degli Da autori, pagine. no, da pagine, ma soprattutto da degli autori, dove il lettore, noi, siamo dei soggetti passivi. Noi non scriviamo il libro, noi lo No, noi lo compriamo e lo leggiamo. leggiamo. Qualunque cosa ci dice, la prendiamo generalmente per vera. Non possiamo interagire, non possiamo andare in stampa a stampare il libro. Infatti i libri non sono articoli di giornale che Oh, possono essere fake news, bene, perché potrebbero sono anche. Ma il controllati nella libro maggior potrebbe parte essere dei anche casi. un enorme fake news. Se io compro il Mein Kampf, è un enorme fake news. Ma qual è il punto fondamentale? La prima rivoluzione con internet è stata la creazione, ad esempio, di Wikipedia. Wikipedia è un'enciclopedia libera dove chiunque può scrivere una parte del libro, può scrivere capitoli che vengono pubblicati. Cos'è ovviamente? È intelligenza umana perché, Comunque, aspetta, aspetta un attimo, perché chi è che realizza questi capitoli? Persone ed persone. altre persone controllano il contenuto per evitare ovviamente che vengano inseriti argomenti sbagliati. Esattamente come Wikipedia, Tony infatti. dice, ecco, Wikipedia ci sono molte inesattezze, certamente, perché è frutto umano e gli Eh uomini sì, ghiaccio. sbagliano e uomini approfittano dei contenitori. Wikipedia è un ottimo contenitore, ma ovviamente il contenuto
Per definizione non può essere certo. Perché? Perché su Wikipedia ci scrivono gli esperti e tu sei esperto, difficilmente troverai qualcun altro che può controllare se veramente ciò che è scritto è corretto. Però è un ottimo tentativo. Ci trovo delle inesattezze in un contenitore fatto del 99% di informazioni corrette. Per cui è stata ed è ancora un'esperienza sicuramente valida, ma un'esperienza legata all'umano e agli errori umani. Quindi questa prima rivoluzione legata ad internet, noi l'abbiamo già vissuta e l'abbiamo ancora in corso, però siamo alle soglie, e Alessandro se lo Dell'industria godrà tutto, 4.0. della industria 4.0 da un lato e del web 3.0 dall'altro. Il web 3.1 è internet degli anni 90, come conoscevamo, il 2.0 l'alta velocità, le I social apps, media, i social gli media, gli smartphone che hanno smartphone. sempre più funzioni, Oggi più noi andiamo in velocità. giro e abbiamo tutto qui. Ai miei tempi, qua, con i primi internet, si andava solo da computer, era impensabile fare le stesse cose. Oggi il 70% della navigazione avviene con dispositivo mobile. Quindi il 2.0 ci sta per abbandonare. Dal 2006 ad oggi, ma oggi intendo che siamo veramente al confine, Imminente il il 3.0 3.0 invece, dove inizia il le web blockchain, semantico. l'intelligenza artificiale, il block semantico, il metaverso. Non entriamo nel merito ai giudizi. Quello che vi voglio segnalare è questo, è che di fronte a queste novità, gli uomini si, diciamo, prospettano in tre modalità. La prima, quella che vedete in basso a sinistra, è il cosiddetto luddismo. Dal 1700 in poi, ogni volta che c'è un'innovazione, prende il nome da Ludd, un operaio che distrusse i primi telai a meccanici perché riteneva che questa innovazione avrebbe eliminato il lavoro umano. È da 300 anni che ogni innovazione è caratterizzata da varie forme di luddismo. E anche in questo caso trovate in rete molti che dicono no, altrimenti si toglie il lavoro alle persone. È una impostazione. L'altra è il fanatismo, cioè ritenere che con questo si possa fare tutto, che le macchine possano fare tutto. Non Io, tutto, ovviamente, perché ecco, mancano della parte emotiva, per esempio, e vediamo. poi sono sensibili all'acqua, quindi non potrebbero sostituirti per andare in piscina. Di conseguenza, per esempio, io non potrei diventare un cyborg se mi piacesse Allora, tanto la piscina. vediamo allora l'approccio utilitaristico, che è quello che voglio usare io in questa presentazione. Cioè, questi strumenti possono essere utili. Ah, già oggi sono utili in medicina, in molti campi della medicina, sono utili anche per cose meno nobili, come per esempio Tagliare la pizza. l'azienda, c'è un'azienda che fornisce la pizza dall'ordine fino al servizio completamente con robot. Oppure O disegnare. l'insegnamento. Disegnare, insegnare, ed è questa parte che volevo rappresentarvi. Intanto di cosa parliamo? Parliamo di OpenAI, AI è l'acronimo per intelligenza artificiale, ovviamente in inglese, Artificial Intelligence. Aperta intelligenza artificiale sarebbe dall'inglese all'italiano. Poi abbiamo Instruct GPT di gennaio 2022, che ha in più Sì, l'RLHF. e poi Chat GPT di novembre 2022, che ha noi parliamo 16. della chat GPT, che è questo strumento di OpenAI, che è, diciamo, un sistema aperto, gratuito, per cui non c'è da acquistare al momento niente, e che consente di fare alcune cose. Vediamo cosa sono queste cose. La chat GPT è uno strumento con molti limiti, ora mi soffermo sui limiti, di intelligenza artificiale, cioè ha raccolto miliardi di informazioni rielaborate attraverso un sistema nel quale puoi interagire con un computer quasi come fosse una persona, con quelle tre evidenziate limitazioni. Proviamo a definirle, Allora, la prima, quella in blu, è potrebbe generare occasionalmente informazioni scorrette, quindi informazioni sbagliate, Ale. come Seconda, Wikipedia alla fine. bene, potrebbe generare informazioni dannose, Dannose. quindi potrebbe darvi delle istruzioni sbagliate, O come contenuti. realizzare una bomba o altre cose di questo genere, quindi no, dovete essere intelligenti nel recepirle, oppure prevenute, razziste, perché ovviamente prendendo tutte queste informazioni non Non lo c'è un sanno essere cosa umano, sia il bravo, razzismo. non Non lo c'è, non sanno sono cosa sia il senza fascismo, il nazismo, dato che prima parlavamo di Mein Kampf. discriminatorie Le di dittature, genere. per esempio. Perfetto, quindi dobbiamo prenderla con le pinze e ovviamente prende miliardi e miliardi di informazioni alla data in cui le ha prese. Per cui questa banca dati oggi è completa, diciamo, di informazioni fino al 2021. Se gli chiedo cosa è successo ieri,
non conosce cosa è successo ieri, cosa che invece magari noi conosciamo. Quindi, con queste limitazioni, io utilizzo questa espressione. Leggimi un po' Dai questa un frase. pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno, insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita. Ciò che bisogna fare noi coi robot, non bisogna farceli sostituire a noi, quindi essere passivi nei loro confronti, ma insegnargli a svilupparsi sul lato emotivo. Ecco, noi, questa è una massima di Confucio che amo spesso ripetere a chi studia. Quando si studia non si imparano a memoria le nozioni, non si cerca questi strumenti, vedremo che possono essere usati anche per questo, per imparare a memoria le cose. Ma imparare a ragionare e imparare a utilizzarli. Perché se io so pescare, avrò il pesce per tutta la vita. Se mi viene dato il pesce, quando l'ho finito, muoio di fame. Questa filosofia è alla base di questa diretta. E allora come usare questa chat? Adesso ne mostro alcuni esempi per quiz, per prove di orale e soprattutto per capire dove sbaglia. Imparare dagli errori altrui, quello che facciamo durante le dirette, durante le lezioni, durante le prove orali di studenti, quando io pubblico gli autorali, studenti che provano a rispondere all'orale, non è importante sapere cosa dicono bene, quello va bene, ma capire se sono in grado di percepire i suoi errori. Allora, andiamo a vedere la nostra chat GPT e iniziamo a fargli delle domande. Ale, che Cos'è il cosa? Mein Kampf? Oh, bene, cosa è Mein Il Mein Kampf? Kampf. Il Mein Kampf Ah, con MK ok. maiuscola. Sì, no, quello non dovrebbe servire. Eccolo qua. Requested a model that is not compatible with this engine. Please. Ok, ora forse perché devo Devi scriverlo in rilogarmi. inglese? No, 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 no. Ora prova a riscrivermi. Intanto proviamo. Cosa Ok. Il mondo è, e vi genera la risposta un Allora po' più lentamente sta perché sta processando. elaborando, ovviamente sta processando tutte le informazioni. È molto lento in questo momento, molti lo stanno utilizzando. Ora noi lo utilizzeremo per gli aspetti giuridici partendo dai quiz. È Il mondo è l'insieme. gratuito, intanto è gratuito. Assolutamente gratuito. Il mondo è l'insieme di Non ci tutto ciò sono che abbonamenti esiste. premium per ottenere qualcosa in più. Nessun abbonamento. Allora, domande molto semplici. Lì si vedono le domande che si hanno fatto, quindi per esempio possono essere utili per lo studio. Sì, Si domanda. adesso faccio vedere alcune domande prese dalla banca dati dei quiz con le varie opzioni. Eccone un uso. Io metto un quiz che trovo magari in una banca dati. Sapete che per i concorsi pubblici possono essere devono essere pubblicati i quiz. Questo è un quiz. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 241, il responsabile del procedimento amministrativo può indire la conferenza di servizi quattro opzioni. No, può proporne l'indizione, volendo. Vedete? Senza il Vedete? ma, però. Sì, va bene. Lui ha Comunque la tentato risposta di giusta qui è rispondere. la A. Ha tentato di Dice. rispondere, un attimo, Ale. Ha tentato di rispondere alla domanda, vedete? No, ma può proporne l'indizione. Sì, può farlo solo ove ne abbia la competenza. Sì, ma solo in realtà questa è una domanda imprecisa perché ai sensi dell'articolo 6 la risposta più corretta è sì, può farlo solo ove ne abbia la competenza. In realtà non è completamente sbagliata e questo mi serve per fare un ragionamento. Cioè, chi ha scritto questo quiz veramente ha fatto un quiz corretto? No, perché anche questa non è sbagliata. Tant'è che l'intelligenza artificiale me l'ha data come opzione andando a cercare proprio quell'articolo. Quindi anche mettere in dubbio l'intelligenza umana. Questo è un caso in cui l'intelligenza artificiale mi ha aiutato a correggere, a valutare l'intelligenza umana. Facciamo un altro esempio di un quiz. Vediamo un po'. Ecco, una domanda sempre interrogativa, poi vedremo anche le domande aperte. È possibile l'attribuzione nei confronti di uno o più ministri delle funzioni di vicepresidente del Consiglio? In questo caso ha risposto bene perché ha scelto la quarta opzione che nel test è quella giusta. Ha risposto correttamente. La risposta giusta è sì. Non chiedetemi dietro l'algoritmo che funziona perché è una cosa impensabile da Ovviamente qui era ottenere. abbastanza ovvio perché ci avevamo limitatamente nelle prime due e per il tecnicale A, B e D potevano Però essere Ale, solo tu conosci il considerate. tecnicale. Sì? Probabilmente l'intelligenza artificiale è stata caricata insegnandogli il tecnicale o le tecniche dei quiz. Perché ha risposto bene a questo quiz. Vi faccio vedere un altro esempio.
un pochino più complesso, che non è sì e no, dove potrebbe dire a risposta a caso. Eccolo qua. Leggi un po' la domanda, Sì, in Ale. ogni caso tale, o No, no, comunque ai leggi la. sensi dell'articolo 241 del 90, successive modifiche di integrazione, l'amministrazione ha l'obbligo generale di determinare per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e lui risponde sì, in ogni caso tale determinazione costituisce un obbligo generale, che è la risposta al quiz. Che è la risposta corretta. Sì, in ogni caso tale determinazione costituisce un obbligo generale. Quindi ha nella sua pancia, diciamo così, tutta la legge 241 del 90, ha saputo trovare il punto dove si trova e ha saputo dare la risposta esatta. Proviamo a vederne un'altra. Non è detto che domande siano sempre corrette, le risposte siano sempre corrette. Allora, andiamo a vedere questa domanda. Entro quale data può essere variata nel bilancio di previsione l'istituzione di tipologia d'entrata senza vincoli di destinazione? Questa è molto complicata. Con stanziamento pari a zero a seguito di accertamento e riscossione di Di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria. Ed è entro il 30 settembre di entrata. E ciascun anno, invece ma non è la risposta non giusta è la perché è risposta. entro il 31 dicembre di ciascun anno. Quindi in questo caso ha sbagliato perché non aveva riferimenti normativi. Vedete la domanda molto articolata, molto complessa, con le virgole, non aveva riferimenti normativi, probabilmente quella che nella sua banca dati era l'informazione più corretta è stata data, e allora il compito di chi studia è magari usarla, però andare a controllare se è vero e andare a correggere se non è vero. Soprattutto quando non ci sono riferimenti normativi, perché abbiamo notato che quando ci sono riferimenti normativi l'intelligenza artificiale risponde sempre Risponde bene. quasi sempre bene. Per esempio, un'altra domanda, poi Rifacciamo vediamo altre un'altra. cose. Ai sensi dell'articolo Eh sì. 842, ai sensi dell'articolo 842 del Codice Civile, il proprietario del fondo può legittimamente impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia quando chi lo chiede non è munito della licenza di caccia rilasciata dall'autorità amministrativa? La risposta è sì. Proviamo a chiedergli cosa prevede l'articolo 842. Cosa prevede l'articolo 842 del Codice Civile e vediamo che cosa ci dice. Eccolo. Leggi un po', Ale. L'articolo 842 del Codice Civile italiano regola i diritti e doveri dei proprietari di fondi nei confronti di terzi riguardo all'utilizzo delle loro proprietà. In particolare, stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire l'accesso per le attività previste dalla legge, come ad esempio l'esercizio della caccia o la pesca, ma può regolare il modo in cui tali attività vengono esercitate per evitare danni alle sue proprietà. Ed è corretto, non è il copia e incolla dell'842, che è molto semplice. È una Siri, dimmi. rielaborazione È un in cui relo. si può utilizzare il copia e incolla dall'intelligenza artificiale e molto probabilmente non, chi legge la vostra relazione o la vostra ricerca non capirà che avete copiato, Sì, a meno che però. O non conosca l'intelligenza a meno artificiale, che poi non sia ovviamente. sbagliata la indicazione e la risposta. Allora, proviamo altri spunti interessanti, perché fin qui. Diciamo la risposta ai quiz, uno anche con un po' di fortuna. Quindi Bene. questi sono quiz a risposta multipla, per cui l'intelligenza artificiale poteva scegliere soltanto un'opzione. Adesso E nella invece gli maggior dico. parte dei casi la scelta giusta. Il problema è quando non ci sono riferimenti normativi. Allora, Vediamo un po' bravo. invece, le risposte aperte, per cui non ci sono opzioni da scegliere, l'intelligenza artificiale può sviluppare un discorso, esattamente come un tema di italiano. Bene, allora proviamo con predisponi una determina a contrarre. Di seguito un modello di testo di una determina a contrarre. Oggetto determina a contrarre per l'affidamento di un servizio. Il la sottoscritto nome e cognome del responsabile del procedimento in qualità di responsabile del procedimento ai sensi del 107 del decreto legislativo 50 del 2016 e successive modifiche di integrazione. Visto il riferimento normativo e delibera di approvazione del bilancio che prevede la possibilità di affidare servizi forniture. Visto il motivazione o esigenza che giustifica l'affidamento del servizio fornitura. Considerato che descrivere la modalità di selezione del contraente e la valutazione delle offerte ricevute determina di affidare il servizio alla fornitura. Descrivere la natura e le finalità del servizio fornitura alla ditta e il nome della ditta selezionata. E poi va bene, varie determine 1, 2, 3, 4 che comunque fanno capire che non sembra scritto da un umano se si copia e incolla. Guardate che questa è la seconda prova scritta di una prova di concorso. Mi sta facendo la determina. Ovviamente qui i riferimenti normativi li devo conoscere, non riuscirò mai con questa traccia a prendere
la sufficienza, o magari prendo la sufficienza, non andare oltre, però Nessun umano scriverebbe notate, così, per cui si intuirebbe subito che abbiamo copiato dall'intelligenza artificiale. notate questa però evoluzione molto molto interessante. Proviamo invece a chiedergli di preparare un documento. Per esempio, se io gli voglio chiedere, mi prepari un provvedimento di diniego? Vediamo che cosa ci realizza. Il provvedimento di diniego dovrebbe contenere A, la motivazione del diniego, ovvero le ragioni che hanno impedito l'accoglimento della richiesta, D, 2, il riferimento alla normativa, alla giurisprudenza e il supporto alla decisione previa, 3, la data e il numero del provvedimento, 4, la firma del responsabile del procedimento del soggetto competente a emettere il provvedimento, 5, la comunicazione del provvedimento ai richiedenti con le modalità stabilite dalla legge. Allora, tutto E questo era un po' più sommato coordinato. va bene, come vedete mancano i riferimenti normativi, manca molto. Sentiamo un po' cosa potrebbe Il dirci. provvedimento di diniego dovrebbe contenere la motivazione del diniego, ovvero le ragioni che hanno impedito l'accoglimento della richiesta. Il riferimento alla normativa o alla giurisprudenza che supporta la decisione presa. Oh, mi raccomando, non andate all'orale di un concorso e parlate in questo modo dove anche il riferimento alla normativa o alla giurisprudenza, perché sennò si capisce che state copiando dall'intelligenza artificiale. Però è un In un orale, inizio. se è in presenza, ci si accorgerebbe, non si possono utilizzare gli smartphone o altri dispositivi. Allora, iniziate a vedere, diciamo, l'utilità di una traccia. Cioè, questa è comunque una base su cui ragionare, su cui dire, ok, io ci aggiungerei la motivazione in fatto, in diritto, per relazione, il riferimento alla normativa, la 241 del 90, eccetera, eccetera. Proviamone un altro, un pochino più complesso e più tecnico. Prepara un annullamento d'ufficio in autotutela. Vediamo che cosa ci dice. Il provvedimento di annullamento d'ufficio in autotutela dovrebbe contenere 1. La motivazione dell'annullamento, ovvero le ragioni per cui l'autorità ha ritenuto di annullare il provvedimento in precedenza emesso, 2. Il riferimento alla normativa, alla giurisprudenza e il supporto alla decisione presa, 3. La data e il numero di provvedimento di annullamento, 4. La firma del responsabile del procedimento del soggetto competente a emettere il provvedimento, 5. La comunicazione del provvedimento di annullamento a tutte le parti interessate con le modalità stabilite dalla legge, 6. L'indicazione delle conseguenze dell'annullamento e delle eventuali azioni da intraprendere. C'è un punto in più. Vedete, diciamo che è ancora più completo. Ma a questo punto che cosa potrei dire? Sai cosa? Già Questa è una. che ci sei, ma la prepari una bella tesi di laurea sull'ordinamento. O vuoi un'altra materia, Are? Sceglimi Va su quale benissimo materia. questa per. Sull'ordinamento dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, magari. All'università mi danno questa Prepara una tesi. tesi di laurea sul teorema di Lagrange, per Allora, esempio. sul teorema di Lagrange. Sul teorema di Lagrange. Vediamo se me la prepara. Mi dispiace, ma non è possibile completa in questa sede. Ti consiglio di seguire i seguenti passaggi per sviluppare Lagrange. Scegli un argomento specifico e delimita due. Prepara una tesi di laurea sulle È derivate. uguale, è uguale. Per fortuna, in questo momento non è in grado integralmente, attenzione, in questo momento integralmente, ma ci arriveremo a breve, di realizzare una tesi di laurea. Oggi se ne trovano moltissimi in rete, da questo punto di vista, però intanto mi dice come farla. E questa è la cosa importante, cioè mi dice la struttura organizzativa della tesi. Presto avremo addirittura le tesi, in qualche realtà. Considerate, ecco, l'intelligenza artificiale nasce nel contesto americano, quindi il modello che abbiamo noi italiano ha una potenzialità inferiore rispetto a quello in inglese. Se voi provate in inglese avete delle funzionalità decisamente maggiori. Però Ovviamente bisogna capire molto bene l'inglese, allora perché invece anche che una tesi di l'italiano. laurea, che non me la vuol fare, e giustamente, anche perché è vietato nell'ordinamento italiano prendere e fare le tesi di laurea per altri, vediamo una relazione sull'ordinamento dell'agenzia, quindi non proprio una Ok, tesi. uno, qui ci siamo, sono i punti, introduzione, competenze e funzioni dell'agenzia, che sarebbe l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, struttura organizzativa di questa agenzia. Compresi i dipartimenti, guardate, è molto molto Procedura di controllo e vispo. verifica. Tra un po' possiamo fare a meno di babbo, Ale, per fare le dirette, i corsi. Cliccherete lì e. Potremmo rinominare il tuo canale ChatGPT1. Allora, guardate, guardate. Conclusioni. Eccolo qua, bibliografia. Questa è la struttura, anche troppo per una relazione va bene, per una risposta scritta ad una prova di concorso, anche troppo però è l'articolazione. Sono tutte domande a caso, eh? Per esempio, iniziamo, ecco,
a pensare a delle domande che potrebbero arrivare all'orale dei concorsi. Quindi questa è una domanda d'orale, non più da scritto a Ok, risposta quindi aperta. non ho più da. Rapporti tra governo e Parlamento. Vediamo che cosa ci dice. Proprio per farvi vedere che non le abbiamo. Le ho preparate semplicemente per comodità e velocità. Scrivetemi nei commenti una domanda che volete che venga fatta come se fosse una domanda di una prova orale. Io adesso le vado a prendere quelle che escono ai concorsi, però meglio se le dite voi, così per esercitarci ancora meglio. Prof, non si azzardi, il contenuto umano è quello che ci piace di più. Ah. No, no, per ora resisto, per ora resisto. Il problema sarà suo quando sarà grande lui che andrà in classe con gli automi. E sicuramente avrà un computer che lo guarda e gli fa: Chiarelli, lei è arrivato in ritardo. E con il taser ti frizza. Ora no, Oh, io guarda, guarda Ale, leggiamo la risposta. anzi, comunque i rapporti tra il governo e il Parlamento sono regolati dalla Costituzione italiana. Il governo è responsabile di fronte al Parlamento e deve rendere conto delle sue azioni. Il Parlamento ha il potere di controllare e di valutare l'operato del governo attraverso interpellanze, interrogazioni, mozioni e question time. Quindi si dice sempre in una democrazia più potere il governo del Parlamento, invece è il contrario, Però, il al di là del Parlamento contenuto, regola allora, le azioni. adesso proviamo a fargli una domanda più articolata, poi vengo a quelle che avete fatto voi, il fondo di riserva, però una domanda, allora, parlami, come se fosse all'orale, della, o allo scritto, della differenza fra accesso documentale e accesso civico generalizzato. Guardate, questa è una domanda, forse la più frequente delle prove di concorso. Vediamo come risponde. Non lo so nemmeno io, gliela sto facendo ora. Leggi, leggi, mentre L'accesso scrivi. documentale e l'accesso civico generalizzato sono due forme di accesso previste dalla normativa italiana, entrambe volte a garantire la trasparenza e la partecipazione dei cittadini all'attività Fermi, amministrativa. fermi, fermi. Allora, la domanda è la differenza fra due istituti. La premessa sulle caratteristiche comuni è eccezionale. Cioè, è ciò che io insegno quando insegno la preparazione orale. Si parte dalla premessa comune, poi si va alle differenze. Tuttavia, la frase inizia con tuttavia. Guardate, da questo punto di vista, quando sono domande su differenze di istituti giuridici, poi vedremo che nel merito possono esserci degli errori, ma è una partenza ottima come struttura. Tuttavia, vi sono delle differenze sostanziali fra i due istituti. Allora, se io prendo questo incipit, cosiddetto incipit, è eccezionale. Poi veniamo nel merito. L'accesso documentale è un diritto previsto dal 241-90, vero, e consente a chiunque di richiedere la consultazione documentale, salvi i casi di separatezza. Sbagliato. Questa parola, chiunque. È un errore concettuale, giuridico, a chiunque è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, quindi non chiunque. È un errore, ma la struttura è ottima. L'accesso civico generalizzato è prevista dalla legge 125 del 2014. Sbagliato, non è riferimento normativo. È amplia il diritto di accesso a documenti, vero, estendendolo anche alle informazioni, verissimo. Quindi, al netto di qualche errore, allora dico canna da pesca, non pesci. Se voi usate questo per avere informazioni, sbagliate tutto. Se voi usate questo per avere la canna da pesca, cioè lo strumento, l'architettura, la struttura, e sapete individuare gli errori, è uno strumento potenzialmente eccezionale. Veniamo in sintesi, ed ecco le conclusioni, l'accesso documentale è perfetta come struttura. Due errori nel contenuto, perfetta come struttura. Allora, Ale, te guardami le domande che mi stanno facendo, il Ok, fondo il di fondo riserva. di riserva. Allora, sai cosa è il fondo di riserva? Vediamo un po', se l'azzecca. Ah, ti pigli anche in giro. Dice, sì, certo che lo so, che mi fai? Mi prendi in giro. Vai, leggi, Ale. Ad ogni modo, sì, il fondo di riserva è una riserva finanziaria nel bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che viene utilizzata per finanziare eventuali spese impreviste o per rispondere a emergenze. In altre parole, è un fondo che viene tenuto da parte per far fronte a situazioni inaspettate o per finanziare progetti di interesse pubblico che potrebbero richiedere un impegno finanziario maggiore del Respira, previsto. respira, respira tra una frase e l'altra. E poi andiamo alla Ecco. domanda successiva. Normativa Ministro Moratti di Allora, Cristina Moina. cosa è, qual è la normativa della Moratti? La facciamo anche un La po'. riforma Moratti è una riforma della scuola italiana che ha riguardato la riforma della scuola primaria e secondaria di primo grado, ripetizione. La normativa che ne regola è la riforma della legge 53 del 2003. Un po' scarno qui.
È un po' scarno, però intanto l'ha Comunque, azzeccata. trabocchetto sugli appalti e trasparenze, le ha sbagliate entrambe, Certo, ok? Quella che è uscita allora fuori. una mi ha chiesto una domanda situazionale, l'abbiamo fatta ieri situazionali. Che caratteristiche dovrebbe avere un neoassunto i primi mesi di lavoro? Un assunto dovrebbe avere le seguenti caratteristiche nei primi mesi di lavoro: impegno e motivazione per imparare a assimilare velocemente le mansioni assegnate, proattività e Ti ricordi che la flessibilità per sproattività era una adattarsi ai skill? cambiamenti e bisogni di lavoro, C, comunicazione efficace e capacità di lavorare in team, disposizione a fare domande e chiedere chiarimenti, comprendere al meglio le sue responsabilità e le attività assegnate, puntualità e Punctualità è professionalità. bellino, eh? Punctualità! Puntualità e professionalità nell'adempimento degli obblighi lavorativi, atteggiamento positivo e aperto al feedback costruttivo. 10. Direi ha Se uno mi perfettamente risponde in riassunto questo i neoassunti. modo, gli si dà 10, non c'è dubbio. Su altri puoi prendere meno, ma ci si dà 10. Allora, Poi più che vediamo. altro l'importante è sapere, non è solo sapere lavorare in team, ma sapere lavorare in team con tutti, perché se per esempio ti ritrovi al lavoro una persona provocatoria o che ti sta antipatica per qualche motivo e non ci lavora il team, ne va della reputazione dell'azienda. Certo, però qualcuno mi dice, vuol mettere il suo toscano con il robotico? Ci mancherebbe altro. Anzi, uno dei motivi per cui l'intelligenza artificiale ancora non mi supererà è questa. Se sa rispondere alla domanda, lo promuovo, se non sa rispondere alla domanda, lo boccio. Non è possibile fornire una risposta precisa senza ulteriori What informazioni. the hell? Due. Chi è Simone? Allora si potrebbe dire chi è Simone Chiarelli di Firenze? Allora, chi è Simone Non so Chiarelli quanti Simoni di Chiarelli ci siano Firenze? a Firenze, però. Firenze, virgola, quello che insegna. Ah, ti do un po' di informazioni. No. Un docente universitario, lui Sarebbe considera necessario soltanto. fornire ulteriori informazioni o dettagli. Allora, Chi è? Simone Chiarelli. Canale YouTube. Chiarelli. Canale YouTube, Formazione 58.300 iscritti. YouTube anno 1973. Nato nel. E allora senti, non sei destinato a morire. Allora, vediamo un po'. Discrezionalità. Ecco. Che differenze ci sono fra discrezionalità amministrativa e tecnica? Allora, Amministrativa. Le amministrativa. stive vengono amministrate. Allora, vi dico che questo è il primo incontro di una serie che faremo di Chiarelli interroga l'intelligenza artificiale. Oggi era solo di dimostrazione. Poi rifarò sulle domande specifiche per spiegare la parte fatta bene, la parte fatta male. Quindi in quell'ottica La utilitaristica. discrezionalità amministrativa riguarda la valutazione e la scelta di opzioni politiche e giuridiche da parte dell'amministrazione, mentre la discrezionalità tecnica riguarda la scelta di soluzioni tecniche da parte dell'amministrazione nell'esecuzione di un compito assegnato. La discrezionalità amministrativa è soggetta a più rigorosi controlli giurisdizionali, mentre la discrezionalità tecnica è più ampia e meno soggetta a controlli, ma solo per quanto riguarda la scelta delle soluzioni tecniche. Bene, vediamo un po'. Allora, Un'idea, qualcuno una aspetta, mi domanda. chiede, scrivi una determinazione di liquidazione. Egregio. Egregio, con la presente si determina la liquidazione del debito a favore di nome del creditore. In base alle risultanze dei nostri registri contabili, l'importo totale da liquidare apponta A e la liquidazione sarà effettuata mediante bonifico sul conto corrente bancario di intestato A con i seguenti dati bancari. Si prega di confermare la corretta ricezione del bonifico e di fornire eventuali ulteriori chiarimenti in merito. Distinti saluti. Allora, questa ovviamente non è sbagliata, non è la liquidazione che conosciamo noi nel diritto amministrativo, questa è la liquidazione nell'azienda privata ed è corretta, no, non è il provvedimento di liquidazione. Allora, scrivi un provvedimento di Di liquidazione. liquidazione. Vediamo se capisce la differenza fra i due. Vai. Il provvedimento di liquidazione è un atto formale con cui l'amministrazione pubblica o un ente pubblico al termine di un contratto o di una procedura amministrativa effettua il pagamento delle somme dovute ai fornitori o prestatori di Oh, servizi. ecco un Ecco un esempio. esempio. Oggetto, liquidazione fattura numero XXX espressa da il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, visti gli Vabbè, non elementi. importa, legge, importa, tanto adesso scorre, però ecco, iniziamo, guardiamo i commenti dei nostri amici. Vorrei che nel mio cervello fosse installata l'intelligenza artificiale. Non è così. Allora, intanto non è così lontano. Non è così lontano in quell'ottica utilitaristica in uso della medicina. Ok, già oggi dei microchip vengono installati per la correzione di alcune problematiche. Un domani potrebbe anche essere questo, ma un domani questione di pochi anni. Però, ecco, ha ancora molti limiti. Questa è
eccezionale. Oh, ha messo Firenze. Firenze, Guarda là, ha sa anche riconosciuto. che siamo di Firenze. Mare, diavolo, hai visto? Allora, qualcuno chiede: rapporti fra la gestione finanziaria e la performance. Vediamo un po'. La gestione finanziaria è un elemento fondamentale per la performance dell'azienda o dell'ente pubblico. La gestione finanziaria mira a gestire i flussi di cassa, le entrate e le uscite, le attività Aspetta, passive. Vale ci dice quando la seconda parte di quit situazione di ieri? L'abbiamo già fatta. L'abbiamo fatta ieri. La Sì. seconda parte ieri, la prima parte ieri l'altro. Trovate tutto sul canale mio e di Alessandro. Quindi andate a cercare YouTube Chiarelli, Alessandro, YouTube Chiarelli, Simone e trovate Già. tempi duri per i colletti bianchi, tempi duri per i colletti bianchi e le camicie azzurre. Domandagli adesso, quando ha finito, Allora, sì, dimmi chi è Magnus Carlsen? Ale. Ah, chi è Magnus con la K? No, con la C, Carlsen. Carlsen. Esatto. Punto Punto interrogativo. Cacchio, non conosci Simone Chiarelli e conosci Magnus Carlsen? Altro che luddismo, io ti spacco i monitor. Cioè, hai capito, Ale? Non Cioè, mi solo è il più prendi. giovane grande maestro di scacchi della storia, ma è attualmente il primo al mondo, oltre ad esserlo stato nel 2013. Vedete Già 11. quanti sviluppi ancora si possono fare? Allora, se avete altre curiosità, domandate pure. I principi di bilancio. Oh, brava Isa. Allora, facciamogli una domanda un pochino più bastarda. Cosa sono i Allora, principi di ogni cosa principio? sono E i spiega ogni principi del principio. bilancio con spiegazione di ogni principio? Punto esclamativo. Punto esclamativo. Principi Punto, contabili sono linee due punti. di guida standard per la preparazione e la presentazione dei bilanci delle imprese. I principi contabili sono importanti per garantire la comparabilità e l'affidabilità dei bilanci. Ecco i principi di base del bilancio: principio di competenza, principio della continuità aziendale, principio di sostenibilità. Un umano si può avvicinare a realizzare questa relazione, ma mai No, raggiungerla. no, È non, come un istinto in questi rituale. elenchi, se non usi le tecniche di memorizzazione, ma anche se le usi non con questa precisione. Questo per spiegare anche, sempre in quella logica di prendere sempre il bene da questi aspetti, quanto diventi inutile imparare a memoria le cose a pappagallo. Cioè, quando tu hai qui con te sempre, ok? E fra un po' ce le avrai qui negli occhiali. Tu avrai degli occhiali, Google Glass erano già stati pensati in questa logica, e tu gli dirai agli occhiali, mi fai vedere i 18 principi contabili. Che serve impararli a memoria? Impariamo a ragionare sui principi contabili, quando si applicano, quando non si Le applicano. capacità di ragionamento, Ma, infatti, sono di ogni umano. mentre più L'intelligenza difficilmente artificiale ci non è che arriverà. ragiona, lei esegue solamente Gli gli chiede di ordini fare. Oh, sbagliati. bravissima domanda. Allora, fammi un riassunto di LGS 118-2011. Vediamo un po' se ce lo fa. Sono tutte domande inventate, che stiamo facendo a caso sulla base delle vostre indicazioni, quindi non sono precaricate da me e che vi mostro. E fra l'altro in un settore specifico, quello giuridico, tecnico, quindi quando vi dico dietro c'è miliardi, miliardi, triliardi di informazioni, ma non è tanto quello, perché quello ci sono anche su Wikipedia. Ma la capacità di elaborarle in una forma espositiva che assomiglia alla forma umana. Vediamo se l'ha fatto bene. Il decreto 118 è un decreto che riguarda la riforma del settore pubblico. Il decreto introduce nuovi principi e procedure per la gestione delle risorse pubbliche, è vero, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, la trasparenza, la responsabilità nell'utilizzo delle risorse pubbliche. È più l'armonizzazione, quindi non è proprio centrato. Il decreto stabilisce l'obbligo di disporre il bilancio di previsione, le entrate e le uscite, la redazione contannuale, la rendicontazione, inoltre prevede disposizioni per la gestione di sovvenzioni, affidamenti e partecipazioni, nonché per la gestione dei contratti pubblici. No, questa è una scemenza. Il 118 rappresenta un passo importante per la modernizzazione. Sì, diciamo che è un po' generico, diciamo che in trentesimi la sufficienza la porta a casa, diciamo un 21 lo porta a casa, però ecco, non lo prenderei, è idoneo, ok? Deve mandare la manifestazione di interesse. Qui ha fatto un po' di casino, diciamo sì, ricordiamoci siamo in un settore molto particolare. La differenza, ecco, bene, la differenza fra Consiglio dell'UE e Consiglio Consiglio dell'UE. europeo. Council of European Union. Il Consiglio europeo, European Council, sono due istituzioni diverse. Bella, questa mi piace. Sulle differenze è ben strutturato, devo dire. Cioè è ben organizzato. Ecco la differenza di intelligenza artificiale e un contenitore. Cioè gli è stata insegnata la struttura. Cioè quando ti vengono chieste le differenze,
tu parti dalle cose comuni, di la prima, di E la poi seconda e di fa la le differenza. conclusioni. Vedi, in sintesi, guardate il finale. Quindi si capisce l'algoritmo, diciamo, la struttura. Che Chiediamogli. è quella logica, aspetta un attimo, Ale. Che è quella logica, cioè gli elementi comuni, il primo, il secondo, la sintesi. Questo è come si dovrebbe organizzare un discorso. Questo è molto più umano di quanto sembra. Adesso facciamo una cosa, proviamo a domandargli una serie di domande, prese a caso. Qui le sto prendendo da domande da concorsi pubblici. Ho preso 5 domande estratte. Cosa si intende per variazione di bilancio? I diritti non patrimoniali, le competenze del dirigente comunale, a cosa serve il collegio dell'avvisore e i compiti del responsabile procedimento. E gliele butto là. Capisce 1, come vedete. che è a punti. Poi Valentina, il regime bastardissimo, Valentina, in senso positivo, il regime IVA nelle importazioni ed esportazioni. Questa è tosta, eh. Poi magari Ok, chiediamogli anche mi domande sta puntuali. rispondendo alle domande che sono ovviamente puntuali, si vede dalla lunghezza delle risposte. 1, 2, 3, 4, manca la Molto 5, ci sintetiche, siamo. perché lui probabilmente sta concependo, avendomi fatto 5 domande, non si aspettano una cosa lunga per ogni risposta, ma la sintesi. E anche questa è una singolarità, eh. Se voi fate le domande una per volta, vi risponde più lungo. Se le fate raggruppate, è molto più sintetico. Allora, faccio un altro esempio, il regime IVA delle importazioni e delle esportazioni. Imposta sul valore aggiunto è una tassa sul consumo che viene applicata alle transazioni commerciali. IVA inclusa, IVA esclusa, si conoscerà. Per Dai, leggi pure, quanto riguarda le esportazioni, invece, queste sono esenti da IVA a patto che il bene venga esportato verso un paese al di fuori dell'UE. In caso contrario, l'IVA sarà dovuta al paese di destinazione. Quindi vorrà dire in entrambi i casi che è necessario che siano rispettate le norme e le procedure fiscali pertinenti. Ale. Allora, intanto vi invito, se vi piace questo tipo di format, per cui analizzare, mettete like, mettete mi piace a questo video. E quindi capisco il livello di gradimento. E qualcuno mi ha chiesto: scrivi un esempio di sanzione redatta dal responsabile del servizio finanziario, che è un po' particolare. Vediamo se lei indovina. Egregio signor, con riferimento alla sua attività di riscontriamo una violazione della normativa in materia di, in base a quanto previsto dalla legge, siamo tenuti a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni. Pertanto, ai sensi dell'articolo, le infliggiamo una sanzione pecuniaria di, la preghiamo di provvedere al pagamento della sanzione entro e non oltre. In caso di mancato pagamento sarà nostra cura adottare ulteriori provvedimenti ai sensi delle leggi in vigore. La ringraziamo per la sua attenzione e rimaniamo a sua disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti. Bene, allora, parlami del conflitto russo-ucraino. Vediamo un po' se conosce anche l'attualità. È un conflitto politico e militare che ha avuto inizio nel 2014, quando il governo ucraino ha deciso di annullare l'accordo di associazione con l'Unione Europea e di avvicinarsi alla Russia. Questa decisione ha portato a una serie di proteste popolari e alla successiva rivoluzione in Ucraina, con la fuga del presidente Viktor Yanukovych e la formazione di un nuovo governo pro-occidentale. La Russia ha risposto anneggiando la Crimea e sostenendo i separatisti nella regione di Donetsk. Anneggiando, annettendo forse la Crimea. Questo ha portato a una guerra civile in Ucraina orientale e a un aumento della tensione tra Russia e Occidente. La soluzione del conflitto è ancora in fase di negoziazione, con molte difficoltà nell'applicazione degli accordi di Ah, pace come siglati. vedete, questa non è sbagliata, ma non tiene conto di ciò che è accaduto dal 2021 in poi, eh? Quindi non sta parlando del conflitto attuale, sta parlando della crisi 2014. Il conflitto attuale non ce l'ha. Perché? Perché è fermo al 2021. Questo per dirci che ai nostri fini, se gli chiedo la legge di bilancio del 2023, parlami della legge di bilancio 2023, non dovrebbe. Vediamo un po' se la conosce, ci sta pensando. Sì, la conosce. Secondo me inventa, eh. E questo è bravo, eh. È un bravo studente, quando dico io quando andate all'orale, mai stare zitti. Al limite, cosa sarà? Prova a Meglio leggere, dire Ale. Prova a leggere castronerie questa. che non dire Prova a nulla. leggere questa risposta. La legge di bilancio 2023 è un atto normativo che stabilisce le entrate e le uscite previste per l'anno 2023. È grazie Gac, da vero parte Ale? dello Stato, da parte dello Stato italiano. Questa legge, che viene presentata dal governo e approvata dal Parlamento, stabilisce anche le priorità politiche e le scelte di finanziamento per i vari ministeri e servizi pubblici. La legge di bilancio 2023 sarà probabilmente influenzata dalla situazione economica del Paese, dalle esigenze di sviluppo e dalle pressioni politiche.
tra le altre vedete, cose, non usa il è uno futuro. stile molto diverso. Sarà Si vede probabilmente, che non non ha lo sa. detto cose sbagliate. Non ha detto Si cose vede che non sbagliate. lo sa e sta allungando il brodo. Però non ha detto cose sbagliate. Sa che cos'è una legge di bilancio, sa che esisterà una legge di bilancio nel 2023 e che quindi conterrà quello. Ma ovviamente, avendo le informazioni fino al 2021, non può conoscerne il contenuto. Proviamo allora a chiedergli: parlami della legge di bilancio del 2020. Vediamo un po'. 2020. 2020. Vediamo se ci dà la stessa risposta. Legge di bilancio 2020 è stata approvata con legge 27 Ah, qui cambia il 2019. mondo. Ecco, questa legge fissa le entrate e le uscite dello Stato per l'anno 2020, GAC, e definisce le politiche fiscali di spesa del governo per l'atto in questione. A proposito, per chi non lo sa, GAC sta per Grazia Chiarelli. Vai. No, però qui è molto, Allora meglio molto. GALC. Allora, inventa, chef sbagliato ci dice di chiedergli, inventa un quiz di diritto amministrativo con relative risposte. Io non so cosa uscirà, ma se mi fa un quiz con le relative risposte, lo compro, anche Bisogna se rispondere. gratis la compro. Proviamo. Quiz di diritto amministrativo. 1. Quale articolo della Costituzione italiana disciplina l'attività amministrativa? Risposta articolo 97. Ok. Quiz che Ah, non sta sono. facendo vari quiz, vedete? Quiz di diritto amministrativo da risolvere. Oh, allora, se provate a usare anche voi questo, è un ottimo strumento di ripasso. Vi fa la domanda, vi dice la risposta, magari voi potete usarla per commentare la risposta. Articolo 97. È giusta, ovviamente, questa qui. Qual è il principio fondamentale dell'attività amministrativa? Principio di legalità. Diciamo che è uno dei principi, non lo so se è fondamentale. Cosa si intende per silenzio assenso? Tipica domanda che viene fatta. Cosa significa per motivazione il provvedimento? Oh, guardate là, sta ancora continuando a scrivere. Molto, molto interessante. Ecco, i prossimi incontri faremo questo. Metteremo in pasto all'intelligenza artificiale dei quesiti, guarderemo le cose utili, guarderemo come migliorarlo e come usarlo per i nostri scopi in questa logica utilitaristica. Adesso da voi un giudizio sulla lezione e anzi sull'utilizzo. Cosa ne pensate? Cosa ne pensate dell'utilizzo di Chat GPT da Chiarelli? Datemi un vostro commento. Così capisco anche cosa ne pensate. Vi dico che anche Alessandro farà sul suo canale delle dirette su questo, Sì. utilizzando l'intelligenza non per il diritto. Per cosa la userai, Ale? Io lo userò per la matematica, la fisica, le scienze, per gli scacchi, per pallavolo, per Cosa dice il pianoforte, teorema per di MasterChef. Lagrange? Cosa dice il teorema di Lagrange? Oh, intanto questo ha fatto 10 Dice domande. che in un sistema fisico non è quello. È un teorema matematico, non fisico. Ma c'è anche il teorema fisico. No, il È teorema fisico. l'applicazione alla fisica del teorema di matematica. Ok. Orale l'ha studiato nella matematica. Cosa? Sistemi quantistici, però non so che cosa sia. Ah, conosci Alessandro Chiarelli detto. Ora, se ti conosce te, mi arrabbio, eh? Come fanno a sapere chi ha detto il chiare? Ah, non ti conosce. Come Forse fa a sapere bisognava che sono detto il specificare la chiare? risposta multipla, è vero. Allora, proviamo a rifargli un'altra domanda. Invento un quiz di diritto amministrativo a risposta multipla. A risposta multipla. Vediamo un po' che cosa ci dice. Eh no, non gliene può fregare di meno. Allora, proviamo una nuova chat. Vediamo un po' se era un problema senza altri aggettivi. No. No, In non. chat, ora potrebbe essere anche che si è stancato, eh? Infatti mi sta facendo uscire e Eccolo, eccolo. rientrare. Inventa un quiz a risposta Solo perché qui multipla. example capabilities and limitations sono in inglese mentre le domande si possono fare in italiano? Shish. Ah, eccolo. Ah, eccolo! Sahara. Bellissime, bellissime. Quindi si può rispondere per esempio 1A, 1, Allora, proviamo D, allora a 2D. fare un quiz risposta multipla di diritto costituzionale. Vai.
Vediamo un po' se lo fa. Di diritto costituzionale. Mezzo di diritto costituzionale? No, costituzionale. Ora non ho capito Oh, allora subito. abbiamo trovato la parolina magica. Ecco un quiz. Con quiz io me lo metto fra gli appunti delle cose da ricordarmi. Ok, questi sono articoli. Ah, intanto ci stanno, vedi, ti suggeriscono anche per le tue dirette il criterio di divisibilità per 13. Quale articolo della Sì. Costituzione stabilisce che il Presidente rappresenta la nazione e ne è il capo supremo? Quale articolo della Costituzione stabilisce la competenza del Parlamento nel fare le leggi? Ah, e c'è anche le risposte in fondo. Magari voi non le guardate, vi esercitate, ecco, vedi, non servono più nemmeno le nostre dirette quiz. Insomma, abbiamo creato la diretta per autodistruggerci. Questo è il significato fondamentale. Allora, Alessandro, traiamo un po' di considerazioni, non dico conclusive, ma insomma, Eh sì, alcuni l'intelligenza concetti. artificiale, in questo caso ChatGPT, è molto utile nel caso non conosciamo qualche cosa e vogliamo invece conoscerla per applicarla a un altro strumento o a un altro ambito. Però bisogna fare attenzione a ragionare sempre con la nostra testa, perché l'intelligenza artificiale segue esclusivamente i nostri ordini, non li rielabora. Per esempio, non sa che il teorema di Lagrange è un teorema matematico piuttosto che un teorema fisico. Bene, Ma l'ho allora. applicato subito alla fisica senza che io le chiedessi, per cui posso dire non ho capito nulla perché non ci sono Certo, arrivato certo. all'applicazione del Quindi, teorema di in Lagrange questo sulla fisica. momento che stiamo entrando in una nuova rivoluzione tecnologica, vanno utilizzati questi strumenti con buon senso, ma con una buona efficacia. Chef dice i chiarelli sono insostituibili, per il momento resistiamo anche alle macchine e noi ci vediamo prossimamente con le dirette, i commenti e tutto quello che serve per aiutarvi. Buona giornata.